Nemici e nemiche della muffa, benvenuti a una nuova puntata di Mai Dire Muffa, seconda stagione. Allora, come potrai aver visto dal titolo, la puntata di oggi ha un vago sapore giuridico, visto che ho chiamato la puntata La muffa non è uguale per tutti. Qual è il motivo di questa scelta? Parlando con tanti clienti tutti i giorni, sia io che i miei collaboratori che si occupano della valutazione della muffa, abbiamo notato un denominatore comune in tutte le storie che ci vengono raccontate dai nostri potenziali clienti, che ovviamente prima di contattare noi hanno fatto svariati tentativi, tanti o tantissimi che siano, ovviamente senza successo, perché magari hanno provato dei prodotti che hanno visto in un supermercato oppure su consiglio di qualcuno, o magari hanno semplicemente letto qualcosina online e ci hanno provato. Però oltre ad avere questa caratteristica comune, ce n'è un'altra che un pochino più, permettimi la parola, inquietante. Cioè, la maggior parte dei nostri clienti ha almeno fatto una volta una prova sulla base di un tentativo fatto da un'altra persona. Mi spiego meglio. Ti sarà mai capitato magari qualche volta nella vita di avere magari il classico mal di testa di una giornata un po' pesante? Magari ne parli con qualcuno che ti dice: sì, prendi quella pastiglia che io mi trovo sempre bene, mi fa passare il mal di testa. Quindi, in parole povere, un rimedio che per qualcuno ha funzionato, speri che funzioni anche per te. Potrebbe funzionare come potrebbe non funzionare. Qui con la muffa capita veramente spessissimo, perché la prima cosa che è normale, umano, come dire, ci viene di fare è chiedere consiglio a una persona amica, un conoscente o qualcuno che magari stimiamo, che ipotizziamo ne sappia un po' più di noi. E però quando hai un problema di muffa e chiedi al tuo amico come hai risolto, lui magari ti dice: ah, guarda, io ho usato quello spruzzino, poi ho pitturato, ho grattato la muffa, insomma ti può raccontare semplicemente la sua avventura. Il problema è che se tu copi il suo trattamento pari pari e lo riporti in casa tua, ci sono altissime probabilità di non successo. Perché? Proprio perché la muffa non è uguale per tutti, come dicevo nel titolo. E l'Italia è un paese molto grande, quindi abbiamo una superficie che va da nord e sud di migliaia di chilometri. Il clima che c'è a nord non è lo stesso che c'è a sud, ma anche all'interno della stessa città ci sono diversità. Cioè, se ormai hai seguito un po' i miei video di Mai Dire Muffa, avrai capito che la muffa si forma per soprattutto condizioni climatiche, nel senso che quando la muffa trova un posticino comodo per lei, dove c'è un po' di umidità, dove c'è un po' di condensa, quindi c'è questo sbalzo di temperatura caldo-freddo, inizia a, come dire, stabilire un accampamento. Dopodiché continua a svilupparsi e con tutti i danni che ne consegue. Però questa situazione è sempre diversa da casa a casa, quindi non c'è mai la stessa causa scatenante. Cioè, i motivi di fondo, bene o male, sono quelli, almeno quelli di cui ci occupiamo noi, perché potresti avere anche un tubo dell'acqua che è rotto e allora non c'entra nulla, basta muffa con te. Quindi restiamo sul settore muffa causata da condensa e muri freddi, che è quello che è tra i più diffusi nelle nostre case. Quindi capisci che se tu stai ricopiando pari pari anche un buon trattamento, non è detto che stai facendo una cosa buona, perché può darsi che nella tua stanza incriminata c'è bisogno di una mano in più di prodotto in una certa superficie, perché magari è più fredda o magari serve meno prodotto. Quindi ovvio che se tu copi il miglior trattamento del mondo, costosissimo, alla cieca, penso che male male non ti dovrebbe andare. Il problema invece è che se fai una scopiazzata di un qualcosa che ha più o meno funzionato, o almeno il tuo amico crede che gli sia funzionato, perché il popolo della candeggina, e non si offenda nessuno, sostiene che per anni questo problema non si presenta più. Fondamentalmente avete lavato la parete con un prodotto chimico molto aggressivo e siete rassegnati all'idea di doverlo fare ogni anno o ad ogni tot. Quindi venderlo come trattamento definitivo a basso costo, sebbene ricevo molti commenti di gente che sostiene a spada tratta questa cosa, non è una soluzione. E non sarebbe nemmeno da consigliare onestamente ai vostri amici, perché il fatto che voi intossicandovi avete, fra virgolette, sbiancato la parete e forse ottenuto dei risultati, non significa che il vostro amico lo potrà fare o lo vorrà fare. Comunque questo è un'altra storia. Quello che io vorrei oggi, come dire, comunicarvi è che veramente non è possibile risolvere un problema di muffa semplicemente ricopiando un qualcosa che hanno fatto altri ed è andata bene. Ma mi riferisco anche al fatto dei prodotti termici, cioè il fatto che adesso venga nominata questa pittura termica che sembra la soluzione a tutti i mali non significa, ahimè,
che il tuo compito è semplicemente solo di comprarla e seguire quello che ha fatto uno su un forum o magari lo stesso consiglio che potremmo darti noi. Proprio per questo noi ormai da un po' di tempo abbiamo veramente bloccato la possibilità di acquistare prodotti dal nostro sito, e se prima non abbiamo fatto un'analisi del problema del cliente per i motivi che ti ho appena elencato, perché se questo cliente ha una villetta con magari una taverna verso il basso che ha una parete molto fredda perché è attaccata a un giardino, avrà una soluzione. Saliamo al piano di sopra, magari c'è un bagno con una scarsa aerazione, molto piccolo, con le piastrelle quasi fino in alto, altra soluzione. Poi i prodotti che girano sono quei 6-7 prodotti, ci mancherebbe, non c'è un catalogo di un miliardo di referenze. Però ti posso assicurare che è per noi come una sorta di partita a scacchi quando affrontiamo la muffa, nel senso che ogni volta dobbiamo combinare le armi che abbiamo a disposizione, e per fortuna sono tante e molto efficaci, nella maniera migliore per ottenere un risultato. Quindi, in conclusione, qual è il mio consiglio? Sicuramente devi documentarti, raccogliere tutte le informazioni, puoi leggerti anche le storie di chiunque, sia di chi ha risolto sia di chi non ha risolto, per iniziare a farti un'idea. Però il fai da te finisce qua, nel senso che puoi sicuramente informarti, anzi lo devi fare, soprattutto se hai avuto a che fare con noi, hai visto che c'è tantissimo materiale informativo. Però ti suggerisco, prima di fare la prima mossa, anche che sia soltanto quella di comprare lo spruzzino da 9,90 euro per togliere quella macchia, di perlomeno di consultarti con qualcuno che si occupa di questo settore in maniera direi esclusiva e chiedi una valutazione. Poi ovvio, se tu vuoi contattare una ditta specializzata che viene a casa con i macchinari, gli dai qualche centinaio di euro e ti fai misurare il tasso di umidità, le temperature delle pareti, sicuramente hai speso parecchi soldi, però hai qualche numero, che è certamente una cosa molto importante. Per noi è molto utile quando il cliente ci passa delle termografie o altri dati forniti da delle agenzie, delle aziende specializzate. Quindi, ricapitolando, ricopiare un trattamento che viene osannato da tutte le parti, da chiunque, devi sapere cosa va incontro. Cioè, potrebbe anche funzionare, però il fatto di come dire, ricopiarlo pari pari è un po' come quando, e parlo qui per me stesso che non sono un gran fenomeno in cucina, quando io devo cucinare qualcosa che non ho mai fatto, mi affido sicuramente alla ricetta. Però quando fai una ricetta ci sono delle parti dove, se tu non hai un minimo di padronanza del mezzo, per dire il famoso sale quanto basta, mescolare per tot, cioè certe istruzioni nella ricetta non possono essere precise al 100%, perché si basano anche sulla tua esperienza, sulla tua sensibilità. Quindi finché io ricopio alla lettera la ricetta che leggo sul giallo zafferano, molte volte non riesco comunque a ottenere il risultato buono che è descritto nella ricetta, perché ci sono altre variabili che entrano in ballo. In realtà la stessa cosa succede anche con la muffa, quindi anche se tu leggi l'articolo del mio blog dove racconto di un caso studio di un cliente per filo e per segno, quindi dici bene, allora faccio anch'io la stessa cosa, sicuramente ci saranno dei passaggi che ti mancano, perché ovviamente io nella spiegazione del caso non è che posso scrivere in che posizione è stato impugnato il pennello o tutte le operazioni, come dire, naturali che vengono fatte durante il lavoro. Però in realtà, se tu non sai questa cosa, rischi di fare un buco nell'acqua. Quindi, in conclusione, per l'ennesima volta ti suggerisco di chiederci una consulenza gratuita tramite il nostro sito valutazionemuffa.it, che non è altro che una piattaforma fatta apposta per poter trasmetterci delle immagini del tuo problema. C'è un questionario di una decina di domande dove ci potrai specificare il tuo problema, in quale stanza si presenta, che cosa hai fatto finora, se hai dei bambini in casa, insomma tutte delle informazioni che ci permettono già in via di preliminare di saperne di più prima di contattarti, perché dopo questa operazione un tecnico ti contatterà e comincerà a farti un po' di domande, e ti darà tante informazioni, magari ti darà da studiare, nel senso che ti darà dei materiali, video o articoli del blog che riguardano il tuo problema, che possono aiutarti a capire. E alla fine di questa lunga operazione, che può durare anche qualche giorno, dipende dalla tua collaborazione, dalla gravità del problema e da
da quello che deve essere fatto, insomma. Arriveremo a una sorta di ricetta finale con i prodotti che sono realmente necessari, a nostro avviso, per risolvere il problema, e questo trattamento deve essere vincolato e blindato da una garanzia di 3 anni. Se non è possibile farlo, noi te lo diremo, e quindi se questo problema non è risolvibile dal nostro trattamento, non abbiamo interesse a appiopparti qualcosa pur di fare una vendita. Qualora tutto sia, a nostro avviso, risolvibile con i nostri prodotti, ti comunicheremo quello che è necessario, e poi la decisione finale sarà tua se tenerti questo problema, se affrontarlo parzialmente o sistemarlo definitivamente con il ciclo completo di prodotti. Quindi, in conclusione, visita il sito valutazionemuffa.it, dai un'occhiata a quello che ti chiede, sono delle informazioni che puoi recuperare tranquillamente, scattare delle foto col tuo smartphone ormai è semplicissimo. Se avessi dei problemi, contattaci al numero telefonico che hai indicato, però quello che secondo me non andrebbe fatto è proprio ricopiare un trattamento estrapolato da un'altra situazione, da un'altra realtà, e provare a incollarlo in casa tua. Non è detto che sia questa la tua soluzione. Ciao da Giuseppe, ci vediamo domani per una nuova puntata di Mai Dire Muffa.